Il granchio blu ha invaso il delta del Po ed è strage di vongole. La situazione nelle nostre lagune, una vera invasione del granchio blu, una specie distruttiva. Il nostro lavoro è a rischio. Nelle reti solo granchi, nessun pescato, una raccolta di molluschi ridotta del 50% e la preoccupazione per il futuro. E allarme tra i produttori di vongole, cozze e ostriche di Veneto ed Emilia-Romagna per l'invasione nelle acque del delta del Po dei granchi blu. Grossi crostacei di origine atlantica caratterizzati da una grande capacità riproduttiva, adattabilità ed estremamente voraci. Prediligono le vongole, importantissime per l'economia locale, ma mangiano anche gamberi, piccoli pesci e altre specie di granchi che abitano le acque di queste lagune. Fino a 3 anni fa, poco diffusi, sono diventati un problema e non sembra esserci niente che possa fermarli. Chiediamo misure urgenti per arginare questa specie aliena che non conosce predatori in natura se non l'uomo, che minaccia l'ecosistema e rischia di mettere in ginocchio filiere produttive fino ad ora vitali e strategiche per il consumo interno e l'export, denunciano da Fedagri Pesca Confcooperative. La sua presenza comincia a essere un problema anche nella laguna di Orbetello. Nemmeno la sua commercializzazione come prelibatezza alimentare può risolvere il problema, per il quale, secondo i pescatori, l'unica soluzione è prevedere abbattimenti selettivi e un indennizzo per i costi dovuti allo smaltimento del pescato. Piena emergenza qua nel delta, perché questa specie sta invadendo completamente tutte le lagune del delta, sta praticamente mangiando qualsiasi tipo di animali, dai pesci al granchio autoctono, che l'ha completamente in questo momento divorato. Quindi adesso si sono dati molto a mangiarlo molto bene, sia le nostre cozze ma anche e soprattutto i vivai di vongole veraci che abbiamo nelle nostre lagune. Il seme naturale che si fa nelle nostre lagune lo sta divorando completamente tutto, addirittura zone che erano molto produttive sia in Sacca di Scardovari e anche e soprattutto nella laguna del Canarin, e anche il prodotto già pronto da commercializzare l'ha completamente divorato tutto. Faccio vedere la peste di un'ora e mezza nei canali di Porto Garibaldi e Comacchio, dove siamo invasi anche noi da questa specie di granchio blu. Per noi è diventato un vero disastro, ci hanno devastato, ci hanno ridotto il prodotto del 50%, perché sono molto grossi di questi molluschi qui, la vongola, verace. E vi faccio vedere che in un'oretta e mezza ci sono più di 3 quintali di granchi. Voglio far notare che le femmine sono già piene di uova e depongono dalle 2.000 ai 2.500 animali, 2 milioni voglio dire, e in un anno si riproducono anche 2 volte. Adesso noi ne stiamo prendendo parecchie di queste femmine qui e stiamo già vendendo nei canali già quelli piccolini, che in un lunghe ce ne stanno anche 5, quindi questa invasione qui non sappiamo neanche se abbia una fine. Anzi, secondo noi è una cosa che va sempre avanti, perché ne stiamo prelevando dei quintali, 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 però non finiscono mai. Per noi è diventato un vero disastro, perché vi faccio vedere anche le vongole come sono ridotte. Queste qui noi peschiamo la mattina e il pomeriggio loro le mangiano. Guarda, sono belle fresche, bianche dentro. Vi voglio far notare che le aprono da qui con le sue chele come se fosse una bistecca, la rompono come vogliono. Anche queste qui grosse, guardate, e sono grosse e hanno la guscia dura, sembra una cosa impossibile, ma ce la fanno. Noi abbiamo bisogno di una soluzione che non si sa neanche dove trovarla, più di cercare di contenere il problema, le cerchiamo di pescare tutti i giorni, però ormai cosa facciamo? Alla mattina peschiamo, 2 barche pescano, ecco quella barca che sta arrivando, che ho l'attrezzo su per pescare i granchi, e gli altri pescano le vongole, però ci dobbiamo sbrigare anche a prendere le vongole, perché ogni giorno non sappiamo neanche stimare più i danni che ci fanno nel canale. Perché come guardate, poi vi faccio vedere anche qua, guardate quanti gusci bianchi vengono fuori. Questo qui servono tutte vongole vive, che noi non abbiamo tutto un mancato guadagno, non riusciamo più a far reddito. Poi
c'è un'altra cosa da dire, guardate anche questa, poi vi faccio notare la simple mangiatura. C'è un'altra cosa da dire, questo granchio non ha predatore, quindi non sappiamo più come combatterlo. Bisogna trovare una soluzione tutti insieme. Io non lo dico solo per il fatto della pesca, lo dico anche per un fatto del turismo, perché per le spiagge ormai tra un po' sarà impossibile fare il bagno, perché se devo andare in acqua e questo è come un piranha, è diventato il piranha dei canali di Comacchio questo. Sulle coste della Toscana, ora anche a Orbetello, è allarme per i granchi blu. Mangiano tutto quello che trovano. Attaccano cozze, vongole e mangiano i pesci più piccoli. Sono i granchi blu, una specie un tempo aliena nei nostri mari, diffusi soprattutto lungo le coste canadesi, statunitensi e argentine. Da qualche anno creano problemi anche in Europa. Qui siamo a Orbetello, dove la situazione è degenerata in pochi mesi. Un anno fa se ne contavano poche centinaia, oggi in laguna la situazione è fuori controllo. Nel Mediterraneo sarebbero arrivati forse con le navi cargo, ma complice un clima favorevole non hanno più smesso di riprodursi. I pescatori per contenere l'emergenza ogni giorno catturano quanti più granchi possibile, ma questa, spiegano da Fedagripesca Toscana, non può essere una soluzione. Come Fedagripesca Cooperative Toscana chiediamo un intervento da parte delle istituzioni nazionali e regionali per supportare da una parte i pescatori che si trovano in una situazione veramente problematica da un punto di vista economico, dall'altra di individuare, di mettere in atto tutte le possibili azioni di carattere ambientale al fine di salvaguardare la biodiversità delle nostre splendide coste, delle nostre splendide acque lagunari. Oltre all'ambiente, il granchio blu mette in crisi anche l'economia. Questi crostacei arrivano a recidere le reti e la pesca delle anguille, ad esempio, in Toscana è già diminuita del 30%. L'emergenza si estende anche agli allevamenti dell'Adriatico, tanto che Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia hanno già approvato e inviato un documento per chiedere aiuto al governo. Dobbiamo trovare al più presto una soluzione per arginare il problema. È urgente convocare un tavolo di lavoro per identificare un percorso immediato, per fronteggiare una situazione senza precedenti, che rischia di compromettere la biodiversità di intere aree ed il futuro di centinaia di imprese e cooperative e migliaia di addetti. Abbiamo già perso oltre il 50% della produzione di vongole e di cozze, ma il granchio blu non attacca solo il prodotto pronto per la commercializzazione, ma mangia anche il novellame, mettendo a rischio le produzioni dei prossimi anni. C'è bisogno di attivare un fondo per sostenere i costi dello smaltimento dei granchi che oggi sono tutti a carico dei pescatori, beffati così due volte. E per il futuro, per limitare questa invasione, dobbiamo puntare a creare una filiera, dalla pesca alla trasformazione, fino al consumo nelle tavole dei ristoranti.